È considerata irricevibile la proposta di contratti avanzata dalla struttura commissariale nei confronti di 150 centri di riabilitazione della Campania, che con 500 operatori delle strutture sanitarie accreditate, aderenti a 10 associazioni di categoria come l'AIAS, Confindustria Sanità e Federlab, insieme ai rappresentanti dei pazienti, hanno affollato ieri l'auditorium dell'isola C3 del centro direzionale di Napoli e che hanno indetto un'assemblea pubblica regionale in cui è stato proclamato lo stato di crisi del comparto riabilitativo e sociosanitario in Campania. All'indice il muro di gomma eretto dalla struttura commissariale rispetto alla definizione dei tetti di spesa 2016-2017 e 2014-2015 del settore della riabilitazione e del sociosanitario. Il tavolo di confronto, ha dichiarato il presidente ASPAT e portavoce del coordinamento delle associazioni di categoria Pierpaolo Polizzi, è diventato di mera mortificante e frustrante consultazione, ritenendo indispensabile una sintesi politica del governatore De Luca. Il presidente della Regione Campania ha così risposto. Ho espresso già alle associazioni tutta la mia solidarietà. Siamo pienamente disponibili ad aprire un tavolo di confronto presso la sede regionale. Abbiamo lavorato in questi giorni anche sui commissari di governo per avere un'apertura rispetto a problemi che ci sono stati sottoposti. Credo che alla fine troveremo un'intesa per garantire al massimo possibile il servizio per le famiglie e per i disabili.